se non sbaglio, se non ricordo male, il radiometro di Crookes fu inventato in realtà per un altro motivo e ci si attendeva teoricamente che la paletta girasse al contrario, cioè venisse spinta di più la faccia argentata rispetto a quella nera. Questo in effetti accadrebbe se non ci fosse un gas, nemmeno a bassa pressione, dentro l'ampolla, quindi in totale assenza di gas, quindi nel vuoto più spinto. In questo caso, infatti, i raggi luminosi colpirebbero la faccia argentata e la faccia nera, con la differenza che la faccia nera assorbirebbe i raggi, la faccia argentata invece li rifletterebbe all'indietro. E si può dimostrare che quando un raggio di luce viene riflesso all'indietro, trasferisce alla paletta una maggiore quantità di moto. Quando invece il raggio di luce viene assorbito, o nel caso della faccia nera, trasferisce una minore quantità di moto. Quindi questo vuol dire che la spinta che riceve la faccia argentata sarebbe maggiore della spinta che riceve la faccia nera. Quando però realizzarono l'apparecchio, si resero conto che accadeva il contrario, cioè non era la faccia argentata ad essere spinta di più, ma era la faccia nera. Quindi il risultato dell'esperimento, quindi il funzionamento dell'apparecchio, sembrava contraddire la previsione teorica, perché la girandola girava al contrario di come ci si aspettava. Poi si capì che il motivo era proprio la presenza di un gas a bassa pressione all'interno che non si riesce ad eliminare del tutto. Questo gas a bassa pressione abbiamo visto che bombarda più fortemente la faccia nera di quella argentata, ma se questo gas fosse tolto completamente, allora rimarrebbe soltanto il bombardamento dei raggi luminosi, non più delle particelle del gas. Il bombardamento soltanto dei raggi luminosi farebbe girare la girandola al contrario, cioè spingerebbe maggiormente la faccia argentata rispetto alla faccia nera, perché, lo ridiciamo, i raggi luminosi che colpiscono la faccia argentata vengono rimbalzati all'indietro, invece quelli che colpiscono la faccia nera vengono assorbiti e si può dimostrare che la spinta è maggiore nel caso del rimbalzo rispetto all'assorbimento. Quindi la faccia argentata viene spinta dai raggi luminosi maggiormente rispetto alla faccia nera. Purtroppo però è presente il gas, questo gas va a mascherare l'effetto che era atteso e quindi con il bombardamento delle sue particelle fa girare invece la girandola dalla parte della faccia nera anziché dalla parte della faccia argentata.